ha l'impressione che questa squadra possa essere la nazionale del futuro, che così, ecco, densa di risorse e di imprevedibilità. Ho avuto la fortuna, e ho tuttora la fortuna, di lavorare con tutto il territorio italiano, sia giovanile che a livello di selezione nazionale, quindi questa crescita importante l'ho vissuta e la continuo a vivere. Di potenzialità ce n'è tanta, e ripeto, sia quando si vede una nazionale under 18 o under 20 giocare, è ben visibile agli occhi di tutti, anche di magari delle persone che non sono così esperte del rugby in sé. E lo è ancora di più in virtù dei risultati che le nazionali under 18 e under 20 ottengono con continuità negli ultimi anni. Quindi noi sappiamo qual è la strada, la percorriamo con tutto l'entusiasmo che abbiamo, siamo convinti di lavorare nel modo giusto, ed anche tutti quei giocatori giovani che si affacciano e che vengono coinvolti con la nazionale maggiore vengono da un percorso federale, e prima del percorso federale vengono dal territorio, quindi credo che questo è è molto visibile agli occhi di tutti, è molto evidente, quindi siamo contenti di accettare queste sfide, anche se sappiamo che competere contro nazioni che hanno a livello culturale e di tradizione insomma molta più importanza rispetto all'Italia, però questo ci rende ancora più orgogliosi e ancora più entusiasti di abbracciare a viso aperto queste grosse sfide.